Bot per Telegram. Su questo canale ne abbiamo già visti parecchi, ma non ne abbiamo mai abbastanza, quindi oggi ne vedremo altri davvero interessanti. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gian e oggi vedremo insieme alcuni bot interessanti per Telegram. Come sempre, prima di cominciare, vi chiedo di iscrivervi al canale per altri video come questo e tanto altro sul mondo della tecnologia. Attivate inoltre la campanella per essere sempre notificati ogni volta che pubblico un nuovo video. Fate anche un giro sui miei canali di Telegram, JanStack, per essere aggiornati su tutto quello che riguarda il canale YouTube, e invece Amazon Tech Offers per essere sempre aggiornati sulle migliori offerte di Amazon che riguardano il mondo della tecnologia. Ovviamente i link ad entrambi i canali li trovate nella descrizione del video. Ultima news, sono uscite le magliette con il logo del canale. Se volete acquistarle anche voi, ci sono un sacco di design, i link li trovate in descrizione. Siccome su questo canale abbiamo già visto insieme un sacco di bot per Telegram, mi sono messo a fare una ricerchina su internet per trovarne alcuni innovativi e che non avevamo mai visto insieme. Gli articoli sui bot che possiamo trovare online sono articoli vecchi, cambiano la data, ma di fatto dentro ci sono bot che probabilmente non funzionano da anni. Ecco perché faccio questo video. Oggi vediamo insieme dei bot interessanti, funzionanti nel 2021. Questo video fa parte di una serie sui bot, e se dopo quelli che vediamo oggi vuoi vederne altri, trovi dei video al riguardo nelle schede e in descrizione. Attiviamo subito la registrazione dell'iPhone e andiamo a vedere insieme questi bot. Iniziamo dal primo bot sulla nostra lista, ovvero URL Shortener. Essenzialmente questo bot ci consente di andare ad inviare all'interno della chat dei link, magari anche lunghissimi, e di andarli a trasformare in link corti che possiamo andare a mettere sui nostri social, oppure in post dove di fatto il limite di caratteri conta, come, non lo so, ad esempio un post su Twitter. Ce ne sono davvero tanti là fuori che fanno più o meno la stessa cosa, questo bot però è italiano e funziona davvero bene. Vediamolo insieme. Come prima cosa premo su riavvia bot perché io l'ho già provato e vediamo il messaggio che ci viene mandato. Il bot ci scrive: Ciao Gian, come funziona il bot? 1. Inserisci un link. 2. Ottieni il link accorciato. Quindi è semplicissimo, basta che andiamo a copiare un link e lo incolliamo all'interno della chat. Andiamo a vedere. Incollo adesso questo link, lo invio all'interno della chat. E in 2 secondi ecco che non abbiamo una, ma ben due URL accorciate. Andiamo ad esempio a provare la prima. Questo è l'articolo che ho copiato. Perfetto, quindi funziona. E proviamo adesso anche la seconda. Stessa cosa, entrambi i link funzionano alla perfezione. Dunque, fantastico, non si tratta di un bot complicato con un sacco di funzionalità, fa una cosa ma la fa bene e la fa velocemente. Dateci uno sguardo, URL Shortener sicuramente molto utile. Vediamo adesso il secondo bot sulla nostra lista, ovvero Unit Conversion. Questo bot ci permette essenzialmente di convertire delle unità di misura, quindi quanti sono 100 piedi in metri, quanti sono 100 metri in centimetri, centimetri quadri, metri quadri e cose di questo tipo. Andiamo a provarlo insieme. Come prima cosa, premiamo su avvia. Ecco il primo messaggio del bot, che è in inglese ma è davvero semplice da capire. Come facciamo a utilizzarlo? Dobbiamo scrivere numero unità di misura, tu nuova unità di misura. Quindi, ad esempio, 100 metri in centimetri, 100 m, spazio tu, e poi la nuova unità di misura, centimetri. Ecco che ci risponde 10.000 centimetri. Ovviamente, essendo un bot inglese, la virgola rappresenta il punto qui in Italia. Quindi 10,000 in realtà è 10.000. Facciamo adesso un altro tentativo. 20 metri in piedi, ft sta per foot, 20 metri sono 65,617 piedi. Lo so, i piedi sono unità di misura particolare, però vabbè, esiste e quindi di fatto ci servono le conversioni. Anche in questo caso quindi non un bot che fa cose stratosferiche, ha soltanto un compito, ma lo fa bene. Lo vedo particolarmente utile per tutti gli studenti che devono fare dei problemi di geometria o dei problemi di fisica e devono convertire al volo queste unità di misura. Sicuramente si può fare anche su Google, ma in questo modo non usciamo dall'applicazione Telegram, che di fatto è lo scopo del bot. Terzo bot sulla nostra lista, The LOL Bot, quindi un bot per ridere. Andiamo a premere su avvia. Questo bot è sviluppato da italiani e se andiamo a leggere quello che fa, ci dice: ricevi ogni giorno immagini, video e GIF e barzellette divertenti da condividere con i tuoi amici. Quindi, se ne andiamo ad avviare questo bot e lo lasciamo andare, ogni giorno ci invierà qualcosa di divertente che possiamo andare a leggere ed eventualmente condividere. Già questo è sicuramente carino, ma sotto abbiamo la possibilità di andare a interagire con questo bot in modi davvero interessanti. Infatti abbiamo un menu davvero completo. Se non vogliamo che sia il bot stesso a mandarci un messaggio o un video divertente, possiamo andare ad attivare noi questa funzionalità esattamente quando siamo all'interno del bot. Quindi se premo su GIF, lui ci manderà una GIF divertente. Vediamo questa. Sì, effettivamente questa GIF è davvero molto divertente. Eccolo lì che scompare. Altrimenti possiamo andare ad aggiungere un'immagine. Anche questa immagine sicuramente è molto carina. Possiamo continuare con una barzelletta.
Ecco una barzelletta, questa è molto lunga quindi non andiamo a leggerla tutta. Torniamo al menu e possiamo anche chiedere un video, quindi insomma abbiamo un sacco di possibilità per farci mandare delle cose, per farci una risata. Si tratta quindi del bot del buon umore, ci voleva anche un bot di questo tipo. Se poi per caso le notifiche di questo bot ci danno fastidio e quindi vogliamo andare a disattivarle perché magari ci manda troppi post al giorno e ci disturbano, possiamo andare nelle impostazioni dei post e andare ad attivarli o disattivarli. Il mio consiglio è quello di silenziarli in modo tale che comunque il bot può mandarvi questi messaggi divertenti e poi quando avete voglia entrate all'interno del bot e potete leggerli tutti quanti, uno in fila all'altro. In questo modo evitate delle notifiche fastidiose, ma sicuramente avete comunque qualcosa da leggere. Quarto bot sulla nostra lista, File to Bot. Un bot che ci permette di inviare dei file all'interno della chat e vengono salvati sul cloud. La cosa bella è che questo cloud è illimitato, quindi possiamo mandare tutto quello che ci capita a questo bot e poi possiamo andare a scaricare quando vogliamo questi file. E poi anche comodo perché ci genera un link di download che possiamo condividere con altre persone. Andiamo a provarlo insieme. Premo su avvia. Io avevo già provato questo bot, avevo eliminato tutti i messaggi e adesso l'avevo riavviato. Premendo su Start, comunque, se vado su tutti i file, posso vedere di fatto le immagini che io ho caricato. Avevo caricato un'anteprima di YouTube per fare una prova e se vado a premere su Get, ecco che il mio file viene riscaricato. È stato mantenuto anche se io ho stoppato la chat con il bot. Come vedete, abbiamo la possibilità di condividere questo link con qualsiasi altra persona in modo tale che poi questa persona può scaricare il mio file, oppure posso tenerlo qui e andarlo a navigare ogni volta che mi interessa. La cosa bella è proprio questa, non soltanto io invio un file e mi viene generato un link che posso condividere, ma in ogni momento posso vedere tutti i file che ho caricato. Quindi se io vado a premere su tutti i file, ecco che mi vengono mostrate diverse categorie: video, foto, immagini, documenti ed altro. Posso anche creare delle cartelle. Quindi foto, come vedete abbiamo un elemento all'interno che è la foto che vi ho fatto vedere. Se io avessi caricato un video potrei sempre andare a vedere i video che ho caricato. È una sorta di iCloud gratis organizzata per categoria. Ovviamente state mettendo i vostri file in mano a un bot di terze parti che potrebbe scomparire da un momento all'altro, ma nel momento in cui funziona è davvero molto comodo perché abbiamo spazio illimitato per salvare i nostri file. Accediamo sempre direttamente tramite Telegram e non dobbiamo neanche preoccuparci dello spazio sul nostro telefono. Facciamo adesso una prova e andiamo ad inviare un file. Prendiamo questa foto della torta che ha fatto la zia e andiamo ad inviarla. Il file viene aggiunto alle foto e se vado su All Files vedremo foto 2, due elementi. Se prendiamo su Photos, ecco che ne abbiamo due all'interno. La cosa brutta è che non abbiamo le anteprime, quindi dobbiamo ricordarci i nomi di questi file. Però vabbè, non è importante, semplicemente premendo su uno o sull'altro ci vengono fatti vedere i nostri file. Questo è il secondo e questo è il primo, quindi penso che li ordini in base alla data in cui vengono messi, quindi il primo sarà sempre l'ultimo caricato e a scendere poi i file più vecchi, o almeno questa è una supposizione. Dunque un bot davvero interessante per salvare i vostri file senza preoccuparvi di finire lo spazio sul vostro cloud. E questo è davvero davvero interessante. Il bot non è disponibile in italiano, ma è disponibile in inglese ed è davvero semplicissimo da utilizzare. I comandi sono davvero facilissimi, quindi chiunque lo può utilizzare. Prima di continuare voglio parlarvi di offertepertutti.it, un sito davvero interessante che ci permette di risparmiare acquistando su Amazon. Come funziona? È davvero semplicissimo. Basta copiare il link del prodotto Amazon che ci interessa ed incollarlo all'interno di offertepertutti.it. Premiamo poi su cerca ora e ci verrà aperta in automatico una nuova scheda con tutte le migliori offerte di Amazon applicate al prodotto che abbiamo cercato. Non ci resta quindi che selezionare l'offerta migliore, acquistare il prodotto e risparmiare qualcosa. È inoltre disponibile Offerte per tutti i bot, un bot di Telegram che fa essenzialmente la stessa cosa. Basta copiare il link del prodotto Amazon che ci interessa ed inviarlo all'interno della chat del bot. Premiamo poi sul link che ci manderà il bot in risposta e ci verrà aperta ancora una volta una nuova pagina con tutte le migliori offerte di Amazon applicate al prodotto che abbiamo cercato. Se acquisterete a partire da uno di questi due metodi, aiuterete il canale a crescere e per questo vi ringrazio in anticipo. Quinto bot sulla nostra lista, Posterbot, un bot che ci consente di collegare diversi account social e poi di prendere in automatico quello che mettiamo su questi account social e mandarlo all'interno di chat e canali su Telegram, quindi una sorta di inoltro automatico. Andiamo a vedere come funziona. Premiamo su avvia. Come prima cosa dobbiamo andare ad aggiungere una fonte, quindi premiamo su Add Source. Come vedete io ho già il mio canale di Telegram inserito, ma possiamo andare ad aggiungerne un altro. Per farlo premete su Add Channel e seguite tutte le istruzioni. In questo caso io l'ho già fatto, quindi vado a premere su JanStack.
A questo punto Luigi dice: perfetto, manderò i messaggi in questo canale, però ho bisogno di collegare uno di questi account: VK, Instagram, Telegram, Twitter, Tumblr oppure YouTube. Prendiamo ad esempio Twitter. Per collegare il nostro account dobbiamo soltanto mettere l'indirizzo pubblico del nostro profilo. Davvero semplicissimo. Ora, in questo caso sto facendo soltanto un esempio, di fatto ho Twitter ma non ho nessuna intenzione di collegarlo al mio canale di Telegram, anche perché non farò un post da, non lo so, probabilmente mesi su Twitter e non avrebbe alcun senso, ma collegarlo sarebbe davvero davvero semplice. In questo modo si va a creare un'automazione e quando vado a postare qualcosa su Twitter arriva in automatico sui miei canali e sulle chat che ho collegato. Magari appunto non è utilissimo per questa parte di Twitter, ma è sicuramente utile per collegare, non lo so, YouTube e Instagram, che magari sono i social effettivamente più utilizzati tra quelli elencati in questo bot. Sesto bot sulla nostra lista: Anonymous Telegram Bot. Questo bot ci permette essenzialmente di mandare messaggi anonimi all'interno delle chat di gruppo. Come funziona? Vediamolo insieme. Premiamo su avvia. Come prima cosa dobbiamo andare a scegliere la lingua. In questo caso abbiamo anche l'italiano, il che è fantastico. Quindi vado a selezionare italiano. Leggiamo adesso le istruzioni. Utilizzarlo è molto semplice, dobbiamo soltanto invitare questo bot all'interno di un gruppo e dopodiché quando voi scriverete direttamente nella chat del bot, lui poi scriverà in modo autonomo all'interno della chat di gruppo. E questo è molto comodo. E in più potete anche fare dei sondaggi in modo anonimo. Questo bot è utilissimo se avete dei gruppi di amici che di fatto utilizzano tutti Telegram. Nel mio caso non è così, siamo della generazione prima, quindi utilizziamo tutti quanti WhatsApp. Io mi rendo conto della superiorità di Telegram, però di fatto non posso farci niente perché o tutti i miei amici lo utilizzano o di fatto sono comunque costretto a utilizzare WhatsApp. Tutto questo essenzialmente per dirvi che non ho una chat di gruppo attiva dove posso provare questo bot. Ma mi sembra davvero semplice da utilizzare, provatelo e fatemelo sapere nei commenti. Settimo bot sulla nostra lista: Moviebot, un bot che ci consente di scoprire nuovi film e serie televisive. Quando non sappiamo che cosa guardare, questo bot ci può aiutare, ci consiglia ciò che dobbiamo vedere. Ci consiglia essenzialmente che cosa dovremmo vedere. Andiamo a provarlo insieme. Premiamo su avvia. Abbiamo un menu qua sotto che dice voglio un film oppure una serie TV. Premiamo su voglio una serie. Ok, in meno di 5 secondi ci ha dato dei consigli. Abbiamo Shameless, fantastica serie televisiva davvero divertente, dove abbiamo la descrizione sopra, cercata su Google, e sotto invece abbiamo il trailer di YouTube. Per le serie TV questo è quello che otteniamo. Per quanto riguarda i film invece possiamo essere un attimo più specifici. Andiamo a premere su voglio un film. Qui abbiamo la possibilità di scegliere il film in base alla tipologia, quindi non lo so, thriller piuttosto che horror, piuttosto che fantascienza, fantasy, possiamo sceglierlo qui. Oppure possiamo applicare un filtro in base agli anni, quindi premere filter movie by years e poi ci verranno mostrati dei range di anni, quindi non lo so, tutti i film dal 1960 al 1980 e così via. Quindi diamo un range temporale dove il nostro bot deve guardare e non ci consiglia quindi un film completamente a caso. L'ultima opzione invece è non mi interessa, semplicemente consigliamene uno, quindi uno completamente random. Andiamo ad applicare un filtro per genere, vediamo quelli che sono disponibili: azione, avventura, animazione, commedia, crimine, documentario, drama, fantasy, storia, musica, romantico, fantascienza, thriller, guerra. Andiamo a premere fantascienza, vediamo cosa viene fuori. These Final Hours. Sono un appassionato di fantascienza, ma questo film non l'ho mai visto, quindi potrebbe essere un ottimo consiglio. Premendo poi su un'altra categoria possiamo ottenere un altro consiglio. Premiamo su Crime. Ecco che abbiamo Training Day, film del 2001. Dopodiché, se vogliamo tornare al menu principale, premiamo su Restart from the Beginning e lui ci dice premi qui, / Start, ed essenzialmente il bot viene riavviato. Davvero davvero interessante e sicuramente utile per tutte le persone che come me in questo momento praticamente vivono su Netflix e questo bot ci può aiutare a trovare qualcosa di nuovo da guardare. Davvero interessante, ve lo consiglio, Moviebot. Ottavo ed ultimo bot sulla nostra lista, Trenitalia Bot. Un bot che ci permette di vedere tutte le informazioni sui treni che circolano sulla rete ferroviaria italiana e anche i treni Italo. Andiamo a provarlo insieme. Premiamo su avvia. Dopo qualche secondo ecco il messaggio di benvenuto. Abbiamo la possibilità di cercare un itinerario tra due stazioni oppure di seguire tutte le informazioni su un treno di cui già conosciamo il codice, quindi vedere eventualmente alcuni messaggi di cancellazioni o ritardi sul nostro treno. Andiamo ad eseguire una ricerca, quindi / cerca. Scrivi il nome della stazione di partenza, mettiamo Milano Certosa. Perfetto, qual è la stazione di arrivo? Mettiamo Varese. Qual è l'orario di partenza? Facciamo / adesso. Sta cercando adesso delle soluzioni di viaggio, quindi aspettiamo qualche secondo e vediamo che cosa ci propone. Ok, ecco qui un'interessante possibilità, un treno che da Certosa va fino a Rofiera e poi dobbiamo cambiare il treno e prendere un treno che da Rofiera va fino a Varese. Quindi abbiamo anche le informazioni sul cambio all'interno dell'app e il prezzo di questa tratta, ovvero da 6,10€.
Se questa soluzione non è quella che ci interessa, premiamo successiva e vediamo quindi il treno successivo, che passa alle 11.43 e arriva direttamente a Varese senza cambi alle 12.47. Sotto abbiamo anche la possibilità di premere su questo link per andare ad acquistare il biglietto. Sicuramente un bot molto completo. Potrebbe anche essere semplicemente un'alternativa all'applicazione. Se l'applicazione Trenitalia per caso non funziona, potete utilizzare questo bot magari effettivamente per fare delle ricerche e capire che cosa sta succedendo. Quindi, se per sbaglio siete dei fanatici di Telegram e fate i pendolari, questo bot è davvero perfetto per voi. Spero che questa lista di bot vi sia piaciuta e vi sia stata utile. Se è così stato, lasciate un like ed iscrivetevi al canale per altri video come questo e tanto altro sul mondo della tecnologia. Come sempre, all'interno della descrizione troverete tutti i link ai miei social, ovvero Facebook, Telegram, Instagram e adesso anche Twitch. Mi raccomando, seguitemi, in live ci divertiamo davvero un sacco, quindi ne vale davvero la pena. Dunque questo video è finito e noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!